invece oggi abbiamo qui presente con noi il maestro Scirè, che sapottava la chitarra, ci mancherebbe. Abbiamo il maestro Chisa, ricacciava la tastiera. Però il maestro Scirè è anche venuto a parlarci di una nuova iniziativa che insomma è partita, non sta partendo, com'è? Sì, è già partita. Stai mangiando la Già si sono aperte le iscrizioni, stiamo cercando di organizzare assieme. Ovviamente parliamo di musica, parliamo musica. Di musica vera, suonata. Vuoi spiegare esattamente di cosa stiamo parlando? Allora, c'è un'associazione nuova che si chiama? Che si chiama Solo Suono. Questa associazione è fatta di musicisti che si stanno aggregando via via, ma sempre di più. L'idea è quella di mettere in contatto musicisti. Quale migliore occasione se non quella di creare un festival, una rassegna dove c'è anche una sede, però, che è la cosa più importante. La sede dell'associazione Solo Suono, a parte che la trovate sul sito non è una sede, non è un ufficio e basta, è una sede dove i musicisti hanno un bel motivo per incontrarsi in tanti, aderire a questa cosa. Ci sono delle sale prove, gli studi di registrazione. Hai capito? E lì si incontrano tutti i musicisti con cui cominciare a organizzare per fare musica propria. Poi sai, Fabio, non so se te è mai capitato, a me è capitato di far parte di questo giro di persone, no? Perché ho fatto i CD, anche se sono babberie, insomma, cose per giocare, però la verità è che poi comunque li devi suonare, li devi cantare, li devi incidere. Hai bisogno necessariamente. E allora che succede? Succede che entri a far parte di un mondo che è quello dei musicisti, che è quello dei fonici, che sai cosa hanno di bello? Che al di là del lavoro che si fa per incidere una canzone, per fare un CD, un lavoro qualunque fatto seriamente, ci mancherebbe, poi succede molto spesso che ci si siede mentre magari si sta facendo una pausa e si pensa a qualcosa, e allora magari si scrive una canzone e viene fuori qualcosa di bello. Ecco, quando succede questo? Quando si ha la possibilità di avere un posto in cui ci si può riunire e fare anche questo, no? Sì, perché esatto. Succede molto spesso che i musicisti con quelli che scrivono i testi improvvisamente scrivono delle cose. Molte delle cose fuori. Che abbiamo fatto sono nate in studio così. Malotango è nata così. Esatto. C'erano i brigantini che stavano registrando il loro CD da Sea Musica, cioè da Tony Ranno, dove Renato era fonico in quel periodo, no? Sì. E lui proprio si occupava, credo, dell'incisione, del missaggio di questo CD. Bene, passò per esempio Elio e le Storie Tese da lì, perché doveva incidere una cosa, e lasciò un messaggio nel CD dei Brigantini che potete ancora sentire. Io ero lì che registravo altre cose, mi venne in mente una cosa al semaforo che era Malotango, e in 5 minuti insieme a Renato, insieme a Vittorio dei Brigantini, insieme ad Antonio Ferlito e a Spagna, abbiamo scritto la canzone. L'arte dai suoi frutti migliori in queste circostanze. La sigla insieme adesso canteremo una canzone anche per te, anche quella è nata così, da una musica che c'era. Le cose più belle nascono così, seduti al pianoforte. Ora, quando c'è un posto prova chiamato, no? Un posto dove ci sono delle salette dove puoi incidere, puoi suonare, puoi cantare, puoi scrivere, beh, io penso che insomma sia una cosa che ci voleva in questa città, anche perché questa città di musicisti e di talenti ne ha tanti. Quindi vogliamo ricordare come si fa a contattarvi? Allora, potete contattarci col sito www.solosuono.it, e c'è lì la nostra email. Ma c'è tutte anche le su Facebook? Sì, c'è anche il gruppo su Facebook. Solo Suono, si chiama Solo Suono. E invece la sede dov'è? È in via Acquedotto Greco 267. Dietro un noto ristoratore. Famoso ristoratore. Vabbè, via Acquedotto Greco. In ogni caso, cercatelo su internet. Solo Suono, cercate anche di Renato Scirè. Anche come arrivare? Sì. È tutto organizzato. Comunque io sostengo da tempo che ci voleva un posto come questo, cioè dove poter fare musica, anche inciderla. Perché ci trovate anche Peppe lì ogni tanto. Sì, ogni tanto a Marte che ci passo, perché se capita che ti viene un'idea, una cosa da al volo passi da là, trovi sempre qualche musicista, vero. Ti metti al piano la chitarra e la voce, scriviamo e qualcosa. No, ma guarda che viene fuori la canzone. Lo dice a me che facciamo la trasmissione ogni giorno così. Hai capito bene. Tutto questo si può fare oggi anche grazie a Solo Suono. Comunque ne parleremo in questi giorni, anche più in là probabilmente, perché forse organizzeremo anche qualcosa insieme, per esempio qualche manifestazione. Parleremo ma quando quando è la prossima cosa che facciamo insieme? È imminente? Quando vuoi. Quando voglio, va bene. Quindi tornerai. Volevo ricordare il discorso delle iscrizioni del festival. Sì, che c'è un festival. Sì, si chiudono il 30 di questo mese. Quindi il 30 maggio. Potete scaricare il modulo. Cosa devono mandarmi? C'è un modulo da scaricare, da compilare, oppure vengono cosa devono essere? Cantanti, possono musicisti, essere cantanti, cantautori gruppi, anche? Sì. Si suonerà il 3 agosto all'anfiteatro col patrocinio del comune di Mascalucia. Insomma, è un festival. È un organizzato... festival con l'orchestra dal vivo, 16 musicisti che suonano. Una cosa per divertirsi e stare insieme. È una cosa fatta bene, però. Sì. Allora cercate
ricordatelo, solo suono, le iscrizioni si chiudono il 30 di maggio e poi sarà solo musica, va bene? Anzi, solo suono, che è meglio. Esatto. Solo suono ci stai più meglio. Ora sì, tu mi metti una voce vuota o loop. No, ci mi ripetere, non sono le stesse cose. No, 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 no. Conosciuto da tutti come Rex, Rex, dove il colesterolo non esiste, Ravacca non esiste il colesterolo. Conosciuto da tutti come Rex, al secolo, il maestro Renato Scirè. Buongiorno Renato, ricordiamo l'associazione a Solo Suono in via Acquedotto Greco numero 267, ma anche su internet, sì, sul sito solosuono.it. iscrivetevi al festival, no, mi raccomando, entro il 30 maggio se volete cantare o suonare avete un'opportunità. Solo Suono fino al 30 maggio accetta iscrizione, e poi grazie il 3 agosto si suona, si canta insieme, forse ci sono anch'io, grazie.